Miriam Lee Masciarelli, per una volta non parleremo di vino, o meglio, non parleremo direttamente di vino, di cantine, di vigne, ma parleremo di design, di arte, di architettura, perché hai deciso da qualche tempo di portare anche questi concetti dentro l'azienda di famiglia, no? Innanzitutto ti volevo chiedere come è venuta questa necessità, come ti è venuta in mente questa cosa, insomma. In realtà al Castello dei Semilicoli ci siamo sempre occupati, io non lo chiamo hotel ma la chiamo una casa d'arte, perché invitiamo sempre i nostri amici che siano scrittori, attori, registi, artisti, designer, è un luogo d'arte. Poi io dico sempre che il vino è anche arte, quindi è un buon connubio. Poi quest'anno per il 40esimo abbiamo deciso fare questa prima edizione di residenza artista e abbiamo proprio Quindi, insomma, scelto. questa ispirazione sulla cultura è nata da questa struttura ricettiva che avete ormai da 10 anni. Sì, anche se io dico sempre che nel mondo del vino si respira sempre cultura, Certo. poi nel mondo del vino io dico sempre che sono una privilegiata, no? Ho la possibilità di viaggiare, conoscere diverse persone, diverse culture, diversi lavori anche, diverse origini. Quindi nel mondo del vino si respira da sempre questo mondo. Poi io in realtà poi ho coinvolto Studio Job Smith, perché essendo, io vengo sempre chiamata la figlia ribelle, anche quella un po', provocatoria, indisponente, un po' mi sono rivista nella sua arte, essendo anche il mondo del vino molto classico, anche molto serio, volevo anche sdrammatizzarlo un po', volevo. Quindi insomma lo scenario è che appunto tuo papà iniziò a fare vino nell'81, quindi siamo ai 40 anni e quindi tu hai deciso per questi 40 anni di fare un progetto artistico. Sì. Residenza d'arte e hai scelto questo artista designer con quale schema, cioè qual è l'obiettivo? Lui sta qui in residenza, poi che succede? Anche dopo questo periodo di pandemia dove siamo stati chiusi, volevo ridare vita a questo luogo, e quindi Job sarà qui, respirerà quella che è l'Abruzzo a 360 gradi e la realtà Masciarelli, e poi lui sarà libero, di prendere da questa ispirazione e creare la sua opera, che poi verrà tradotta in un'etichetta, una limited edition per il Villaggio Marosso Montepulciano, Senti. che tra l'altro è il nostro vino più serioso, più importante, anche più storico. Quindi inserisci un tocco di appunto di provocazione proprio nell'etichetta più compassata che si potrebbe Esatto. immaginare della linea, no? Senti, te lo immagini come un progetto che si può ripetere oppure una cosa che hai pensato per il quarto decennale e poi basta, insomma, No, come in lo vedi? realtà sarà un progetto a lungo termine, Quindi quindi ci stiamo pensando per l'anno prossimo ancora, quindi noi siamo una famiglia molto dinamica, no? E poi già, come dice mia mamma, ho pensato questa cosa deve essere realizzata entro ieri, quindi sarà un progetto a lungo termine. diciamo, a differenza di altri progetti di coinvolgimento di artisti per la realizzazione di etichette, questa volta c'è un aspetto più profondo, nel senso che poi l'artista sta qui diversi giorni e vive veramente, no? Non solo Vivrà al l'azienda, ma castello, il territorio. esatto. Sarà qui Questo, 24 questa è ore su l'idea. 24. L'intento era quello di respirare, sia la nostra famiglia, sia la nostra regione, il nostro territorio. Quindi sarà qui per un determinato periodo di tempo, dove avrà l'idea e svolgerà l'opera. Senti, a livello tuo personale, interesse tuo proprio per il mondo dell'arte e per il design è una cosa che hai sviluppato in passato, magari quando sei stata a New York o a Roma, o è una cosa che hai sempre sfiorato tramite il vino? In realtà mia madre Marina Zvetic ha una grande passione per l'arte e per il design, quindi diciamo che è stata lei la mia mentore.
che mi ha diretto verso anche questa passione. Quindi magari in futuro ci potrà essere anche qualche ulteriore sviluppo, no? Magari non solo etichette, ma pure opere proprio nel castello, in altri spazi dell'azienda, oppure arte pubblica, sculture Non si sa mai, noi all'aperto. siamo, poi siamo una famiglia molto curiosa, molto aperta un po' a tutto, quindi con noi non si sa mai, non ci si annoia mai. Senti, questo progetto ha avuto secondo te una partenza che è dovuta anche alla situazione che c'è stata nell'ultimo anno, oppure sarebbe partito lo stesso secondo te? Cioè hai pensato a questo tipo di progettualità anche per reazione al periodo difficile della pandemia, oppure avresti... Allora, ci pensavo da anni, però volevo trovare l'artista giusto, perché poi è un po' come una sorta di matrimonio, no? Ci deve essere anche good feeling, un buon feeling tra noi e l'artista. Però a maggior ragione c'è tanta voglia di riprendere, di creare, di non più sopravvivere ma vivere, quindi anche di buona energia e anche leggerezza. Senti, l'ultima domanda, vedendo l'artista che in questi, che insomma è un grande artista internazionale, designer, eccetera, che in questi giorni è stato qui, ha vissuto l'atmosfera, come dicevi, secondo te ha cambiato la sua prospettiva oppure era già partito con un'idea nel fare il suo progetto e poi è rimasto di quell'idea? Cioè l'hai visto evolversi oppure rimanere, qual è la tua percezione rispetto a questo? Cioè stare immersi in un territorio, in un contesto, mette in crisi le idee degli artisti, che sarebbe la cosa più interessante, oppure, visto che gli artisti che poi tu scegli sono artisti di grande personalità, poi alla fine rimangono delle loro idee. Non lo posso dire ancora, però lui ha detto che ha cambiato idea. Ah, ecco, quindi. Non posso dire nello specifico cosa ha detto, però ha Va cambiato bene, idea, quindi quindi vediamo. vedremo nelle prossime settimane, a inizio maggio, no? Nel mese di Sì. maggio, quale sarà poi il risultato finale. Grazie, buon lavoro e poi ci vediamo Grazie a te. all'Art Project di Masciarelli del 2022 a questo punto.